sono Fabio, Fabio Sauli, titolare della locanda del Chierichetto, sita in Gurone. E siamo qui al Tigros per preparare due ricette, degli gnocchi di olive che spadelleremo con dei totanetti e un hamburger di tonno fresco. Per la prima ricetta prendiamo delle patate, le scottiamo in acqua salata, dopodiché le peliamo, le passiamo e andiamo ad aggiungere gli ingredienti, quindi le uova, il parmigiano e il patè di olive. Prendiamo le patate, aggiungiamo il patè di olive, il parmigiano, le uova e manipolando creiamo degli gnocchi. I totanetti vanno puliti, poi spadellati con un pochettino d'aglio, del basilico fresco, del pomodorino. Dopodiché prendiamo gli gnocchi appunto in padella e li ripassiamo. Un pochettino di extravergine alla fine e la ricetta è fatta. Questa è la prima ricetta. Per quanto riguarda la seconda ricetta, hamburger di tonno. Prendiamo il tonno fresco, lo tagliamo a dadini, aggiungiamo dei capperi, delle acciughe, qualche cristallo di sale di Sicilia e andiamo a formare i nostri hamburgerini. Li riponiamo in frigo, poi prendiamo il pane dal tamura, lo tagliamo a fette, tireremo fuori delle rondelline che passeremo in padella insieme del bacon per dargli un pochettino di sapore. A parte della cipolla tagliata fine, sempre in padella ben rosolata, potremo preparare anche una salsina fatta con del pomodoro, della cipolla, dello zucchero e dell'aceto, quindi una salsa agrodolce che si accompagna bene col nostro hamburger. Per la preparazione passiamo l'hamburger in padella in una padella antiaderente e poi componiamo il nostro piatto. Quindi fetta di pane, l'hamburger, l'insalata, la cipolla e il bacon alla fine. Chiudiamo con il nostro pane ancora una volta e andiamo a contornare di salsa. E adesso faremo gustare ai nostri ospiti questo bel piatto.